dovreste averlo sotto. Ah, ok, non è come sul. Ok. Ciao, ciao. Matteo, Nicola, ciao. Benvenuto. Devo dire il nome lì? Sì. Ok, Nicola Miotti, la mail audiohunter@libero.it. Nicola. Da dove arrivi, Nicola? Allora, io sono della provincia di Udine, Friuli. È un attimo che c'è il presidente del club. Aspetto, come ti smonti, monto a posto tuo. Va bene. Ciao. A dopo. Ok. Allora, questa manuale è la quadrifoglio, però manuale. Andiamo. E perché Audio Hunter? Che fai? Lavori con la musica? Mi piacciono le cose di alta fedeltà. Ah, quindi sei audiofilo. Sì, bravo. È presente il termine. Andiamo. L'eretro è premendo, giusto? O tirando su? Tirando verso di te. Però partiamo in prima ed è sufficiente. Ok, andiamo. Sul manuale mi sento più a mio agio perché l'automatico lo conosco pochino. Cioè, ho provato prima lo Stelvio. Manuale è manuale, l'automatico è semplicemente più comodo. Allora, io in pista ti chiamo le marce per ogni curva, così tu regoli la frenata. Quando non usi il cambio, via il piede della frizione. Ok, e dovrei tirare giù un po' il sedile, mi sono accorto. Sulla sinistra c'è delle leve. Meglio. Ok. Macchina è veramente piacevole, progressiva, ovviamente velocissima. Seconda, non serve. Sinistra, sinistra. Qua, dove questo? Vai? No, ok. Una Formula Track. Ma non hai girato in pista? No, tu? Ancora no. Per quanto è veloce.
aspettavo di essere già 160. Spinge a correre, devo dire. Eh sì, perché è progressiva, no? È facile, è equilibrata. Sì. E usciamo. Bravo. Anche mi hai messo la quinta e la sesta, c'è la sesta, Giuseppe. No, ma va talmente forte che non c'è bisogno. Ma tanto che è stretta. Bene, bravo. Oh, grazie, bella esperienza. Mi accodo qui. Lasciamo acceso. Sì, la mano in questo. Ok, grazie. Alla prossima. Va bene. Ciao.